Sul topolino numero 3494, Giorgio Pezzi, che era già tornato a scrivere per Topolino, con due nuove avventure inedite di Sir Top the Tops, ritorna a deliziarci con le sue classiche storie a tema scientifico. Questa volta ci propone Zio Paperone la PAI, Paperon Artificial Intelligence, disegnata per l'occasione da Alessandro Perina. Possiamo riassumere la storia in questo modo. Paperone, per risollevare le vendite del suo sito di e-commerce, seguendo il classico involontario suggerimento, questa volta proveniente dai nipotini, decide di aggiungere al suo sito un assistente per l'acquisto, che in realtà è un commesso virtuale che sfrutta per consigliare il cliente tutte le tecniche di machine learning, ovvero quella parte della ricerca scientifica, o quantomeno una delle branche di ricerca, che si occupano dello sviluppo delle intelligenze artificiali. Nel caso specifico della storia ideata da Giorgio Pezzi, le intelligenze artificiali chiedono ai clienti l'accesso ai loro profili social e alla loro, ovviamente, cronologia di navigazione internet. Questo permette al commesso digitale di poter comprendere meglio i gusti del cliente stesso e quindi potergli consigliare in maniera, tra l'altro, molto convincente gli acquisti da portare a termine. Pezzi nella storia si spinge anche oltre, perché questi commessi digitali, essendo delle intelligenze artificiali, ovvero costruite come delle reti neurali, alla fine decidono di loro iniziativa cosa è meglio per il loro cliente, arrivando a un certo punto all'assurdo in cui dicono ai clienti: ma guarda, forse non è il caso di fare acquisti, perché ne hai fatti anche troppi. Per capire perché questa evoluzione degli assistenti digitali che sperimentiamo ogni giorno su molti siti su cui andiamo quotidianamente probabilmente non la vedremo mai, bisogna anche cercare di capire su cosa si basano i cosiddetti chatbot. La nostra storia inizia nel lontano 2005. No, in realtà un po' prima, anzi, parecchi decenni prima. Dobbiamo infatti tornare indietro fino al 1950, anno in cui Alan Turing propose il gioco dell'imitazione, successivamente noto come test di Turing. Il gioco dell'imitazione è infatti un vero e proprio test che era stato pensato da Turing per poter capire quando un software programmato dall'uomo sarebbe stato in grado di poter essere chiamato intelligente, perché poteva essere tranquillamente confuso da parte di un giudice umano con, appunto, un essere umano vero e proprio. In pratica abbiamo un intervistatore che deve rivolgere delle domande a due soggetti che non vede attraverso, per esempio, un terminale. Sul terminale lui digita le domande e riceve le risposte. A quel punto, dopo aver fornito una serie di domande e letto le risposte alle sue domande, deve decidere chi dei due è umano, chi dei due è un'intelligenza artificiale, un bot diremmo oggi, o magari se sono entrambi bot o entrambi esseri umani. In realtà, a differenza di quanto avevo detto all'inizio, dobbiamo a questo punto non fare un salto fino al 2005, ma fino al 1990, quando l'inventore Hugh Leubner, insieme con il Centro di Studi Sociali di Cambridge, decise di lanciare quello che successivamente sarebbe stato noto come il Leubner Prize, ovvero un premio in denaro da assegnare a tutti quei bot che sarebbero stati in grado di convincere una giuria di esseri umani di essere, appunto, degli esseri umani. Mi sa che ci sono troppi esseri e troppi umani in giro. Dobbiamo fare qualcosa. Bip bip. La giuria di esseri umani, quindi, era chiamata a testare i bot e ovviamente anche gli esseri umani con cui si trovava a interagire senza sapere chi doveva essere il bot e chi l'essere umano.
Come ricorda Brian Christian in Esseri umani, di cui vi lascio il link in descrizione per la recensione e approfondimento che ha fatto da base per questo video, i concorrenti umani dell'Ebner Prize erano stati catechizzati affinché si comportassero e rispondessero alle domande come se fossero dei bot. Questa cosa per l'autore del libro, che aveva anche partecipato come testato, era stata definita come in qualche modo un difetto, come un modo di indirizzare in qualche modo la competizione in favore dei bot, perché, come ovviamente è possibile immaginare, se un essere umano si comporta come un bot, è più facile per un bot passare come essere umano. Il primo programma di questo genere, cioè il primo bot, o per la precisione il primo chatterbot, venne ideato nel 1966 da Joseph Weizenbaum e il suo nome era Elisa. I chatterbot sono sostanzialmente dei software in grado di comprendere quello che gli si sta dicendo e rispondere in funzione degli stimoli che gli vengono dall'esterno. Un'impostazione di questo genere è diventata possibile in particolare grazie alle reti neurali. Ne ho già parlato in un altro video precedente, sempre all'interno della serie Disney Comics and Science, e ancora una volta vi lascio comunque in descrizione l'articolo in cui definisco un po' meglio le reti neurali che avevo già precedentemente citato in quel video. Nella pratica una rete neurale impara man mano che gli si danno gli stimoli. In questo caso gli stimoli gli vengono da chi sta interagendo con lui. In questo modo, per esempio, si è scoperto che i primi bot realmente efficaci come applicazione per la vita di tutti i giorni erano dei bot terapisti. I bot, infatti, erano, quantomeno i primi bot, molto efficaci nel fornire un primo supporto psicologico alle persone e poi poterli successivamente indirizzare verso un consulto più specialistico, in questo caso con un medico specializzato umano. Da qui quindi, con il sempre maggior raffinamento delle tecniche di machine learning, ovvero letteralmente le tecniche per far sì che le macchine imparino, questo ha portato allo sviluppo di assistenti che sono in grado di fornire un aiuto, un'assistenza alle persone, non solo in questo campo specifico, ma anche in molti altri, come quello degli acquisti, nel caso della storia di Petsin, o per la gestione delle, diciamo così, lamentele dei clienti, e altre situazioni del genere. Per cui non mi resta che farvi notare un'ultima cosa. Il finale di Zio Paperone e la rivoluzione elettronica, storia sempre scritta da Giorgio Petsin, ma questa volta disegnata da Massimo De Vita, e pubblicata sui numeri 1438 e 1439 del 1983, cioè poco prima che i protocolli di internet venissero resi pubblici, si conclude in un modo non molto diverso da Zio Paperone e la PAI. Infatti, così come nella storia di oggi, anche nella storia del 1983, i paperi si rivolgono al computer per trovare una soluzione al loro problema e, a maggior ragione rispetto al 1983, le intelligenze artificiali dimostrano di essere in grado di trovare la soluzione più sensata. Ovviamente, come vi dovreste aspettare, prima o poi dedicherò un video anche alla rivoluzione elettronica di Petsin e De Vita. Fino ad allora, l'invito è sempre quello: iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche a tutti i nuovi video caricati. Ovviamente, se vi va, saluti a tutti!